Buongiorno ragazzi, oggi siamo nel parco geologico di Guideux. Verrò seguita continuamente da una guida, purtroppo, non avrò nessun tipo di libertà per muovermi, ma vi faccio vedere che già dall'inizio è una bella gitarella. Qualcosa mi ricorda il parco di Gianni, quello che abbiamo visto nel Gansu. Ma sarà anche diverso. Nel mio percorso obbligatorio in macchina, contrariamente a ciò che è descritto su Lonely Planet, ho dovuto subire 10 minuti di spiegazioni abbastanza noiose, adornate da qualche noi cinesi, le nostre tradizioni, incalzate da un ritmo canzonatorio scattoso, un po' bizzarro, a dir poco. 聪明的中国人创造文字的时候，就已经感觉到土石、兴奋之本。咱们中国人也有一个美好的传统，百鸟笑为先，宗敬大地的恩大地宝。色、橙、色、棕色、青灰色、白色、黄色的颜色都是大地岩层组成。 Come da tradizione, i sette scenari che vanta questo parco hanno tutti i nomi di figure famose in Cina come Nüwa e Buddha, e che sono rare conformazioni geologiche in tutto il mondo. C'è sempre qualcosa di migliore o più bello rispetto a tutto il mondo in Cina, non so se vi ricorda qualcosa. Ma invece di annoiarvi con le mie parole, lo farò con una canzone adeguata che nella didascalia di YouTube è indicata sotto la voce Felice. Nonostante tutto, la visita è stata molto interessante e le varie conformazioni geologiche sono veramente particolari. Anche se mi sentivo un avvoltoio girare sulla testa, ovvero la mia guida obbligatoria. Il resto del tempo l'ho passata a camminare e a vedere questi mini canyon praticamente accostati, ma dall'aspetto diversissimo fra loro. Iniziamo bene, nel senso che il paesaggio è molto bello, ma mi sento questo alle costole, che due palle. Come vedete là davanti ci sono diversi colori a seconda dei minerali che ci sono nella terra. Adesso il ragazzo mi ha spiegato prima in una visita veloce quali sono i vari minerali, ma sinceramente in cinese non saprei dirvi. Fossi andata da sola avrei avuto più tempo di leggermi anche in inglese le varie spiegazioni e avrei avuto un po' più chiara la situazione, ma vabbè. E questo è il risultato di 250 milioni di anni di stratificazioni e anche di venti, acque che passavano di qua. Guardate che belle forme rotondeggianti. Se vi ricorda qualcosa, ma a me ricorda veramente
Ganso. Bene ragazzi. La visita è stata abbastanza breve, ma diciamo intensa, perché appunto ci sono diversi scenari diversi. Ci sono queste colline colorate che venite dietro di me, oppure accanto questa specie di terreno rosso con quella parte alta più scura, quell'altro che è ancora più diverso rispetto a quello, e anche quello che abbiamo visto in precedenza con le rocce un po' più rotondeggianti. Ne vale la pena venire qua? Certo, se venite in questo momento assolutamente sì, perché è uno dei posti più belli che abbia mai visto. Certo, c'è un po' la scocciatura che non venite mai lasciati soli e ci sono appunto le guide che stanno qui a controllare, soprattutto anche che la gente non salga sulle colline, soprattutto quando ce n'è molta di gente e appunto poi consumino la superficie delle colline. Però nel suo complesso direi che vale veramente la pena di venire. Vedete, qui siamo nel mezzo dello stradone che da Sining arriva a Guido e già dalla strada si possono vedere tutte queste montagne colorate, fantastiche, tutto intorno. E anche qui vedete proprio gli strati delle varie materie che si sono andate a sovrapporre. È sicuramente un posto carino da visitare in inverno, quando i turisti sono pari a zero e soprattutto quando la guida ti permette di salire anche sulle colline colorate, cosa che non è permessa con le grandi masse di turisti. Allora ragazzi, che cosa ne pensate di questo parco geologico di Guido? Vi sembra più bello o meno bello rispetto a quello che abbiamo visto nel Gansu, ovvero il parco delle colline colorate? Fatemelo sapere in un commento qui sotto, oppure fatemi sapere se avete visto canyon o conformazioni geologiche così interessanti anche in altri paesi dove siete stati o magari anche qui in Italia. Noi ci vediamo in un prossimo video e vi mando un bacione come sempre. Muah!